Buongiorno a tutti, sono Beltamini, abito in periferia di Lucca, in zona campagna, e oggi vi racconto la mia esperienza per quanto riguarda il collegamento a internet. Abito in una zona che è stata servita da un paio d'anni con la fibra che arriva al cabinet. Purtroppo io sto molto lontano dal cabinet, a più di 1 chilometro, 1,2 km, 1,3 km. Per ben 2 volte sono venuti i tecnici della Sielt per valutare la qualità della linea, perché avrei voluto attivare una di queste linee veloci per internet, ma non è stato possibile. Per questo motivo, già da qualche anno avevo attivato una connessione con un operatore che offriva connettività LTE, quindi su rete, diciamo, cellulare. La rete l'ho usata con relativa soddisfazione per qualche anno, avevo problemi più che altro nell'upload delle immagini, ad esempio dopo le ferie, per caricare le foto servivano alcune notti perché la banda in uscita era assolutamente insufficiente. I problemi poi sono emersi da marzo, da quando sono a casa a lavorare in smart working, assieme a me il figliolo che segue le lezioni. E questo ha messo in evidenza alcune problematiche e criticità di questa linea, al di là della banda che al limite poteva anche essere sufficiente, anche se un po' connessa al meteo. In realtà il problema era che era instabile e quindi alle volte si perdeva la connettività per alcuni minuti e questo mi impediva poi sostanzialmente di lavorare, perché per il tipo di lavoro che faccio ho bisogno di essere sempre connesso con una qualità buona. Per questo motivo ho cercato su internet altre soluzioni, quindi al di là dei soliti Linkem o Eolo, ho trovato questo broker per la telefonia che offre delle SIM dati su rete Vodafone con traffico illimitato. La rete Vodafone è sicuramente una rete cellulare buona, il segnale che ho nella mia zona è buono e quindi ho deciso di fare una prova. Ora vi mostro le differenze fra il precedente operatore e quello di ora. I due router sono affiancati, ma una decina di metri da qui, con qualche paretina nel mezzo, quindi la qualità non è il massimo, ma sufficiente per fare comunque un confronto. Quindi vado sul test di Eolo. E lancio un test. Come vedete, in questo momento la banda in download è anche adeguata, la mattina andava tutto sommato bene come ampiezza di banda. Il download che non superava mai 0,5-0,6 ora sta andando decisamente meglio, anche se questo è avvenuto solo da dopo che ho dato la disdetta purtroppo, ma i problemi non erano tanto per questa qualità ma per la qualità della linea in sé, quindi la perdita di pacchetti e la possibilità di fidarsi della rete, non potevo perdermi una riunione a metà e essere buttato fuori perché la rete non andava. Allora, questo è il precedente operatore, come vedete, e questi sono i dati. Come vedete, la connettività che si riesce ad avere se si è nella prossimità del router o comunque con un cablaggio in rame è sicuramente, la prestazione è sicuramente migliore. Il canone è sostanzialmente analogo, anzi leggermente inferiore a quello che spendevo prima. Da quando uso questa rete non ho mai avuto un'interruzione, quindi devo dire che sono più che soddisfatto di questo fornitore che, ripeto, si chiama Broker per la telefonia. Grazie a tutti per l'attenzione.